Questa sera preparo un pasticcio di melanzane e patate con ragù alla bolognese e besciamella. Ora, questi ingredienti fanno pensare a un piatto greco nazionale, una ricetta famosissima, la cosiddetta moussaka o moussaka. Poi l'accento qualcuno lo mette e qualcun altro non lo mette, ma non è importante l'accento. È importante la definizione di questo piatto, estremamente calorico, bello pesante. Eppure pensate che normalmente chi va in Grecia e va in estate se la mangiate pure 2 o 3 volte nell'arco di un mese. Questo è un piatto che si può fare al massimo ogni vint'anni, non esagerato, ogni vint'anni. Già ogni 10 anni è un po' troppo. Siccome sono passati più di 20 anni dall'ultima volta che l'ho fatto, lo propongo. Un piattone di patate fritte. Sono patate che sono state tagliate per lungo e vengono così, vedete? Un piattone di melanzane, anche qui tagliate a fette, spessore di circa 0,5 cm e fritte. Del grana padano da grattugiare. Olio d'oliva extravergine, un bel ragù alla bolognese fatto con un trito di manzo, vitello e maiale e ovviamente pomodoro, sedano, carota, cipolla, come si fa una bolognese. E poi della besciamella, fondamentale, una pirofila e sul fondo un po' di besciamella. Quindi il grana grattugiato. Il primo strato è fatto da patate. Sistematelo come delle mattonelle. A così, oi. Ora il ragù. Non tantissimi cucchiai, eh. Distribuitelo ben bene. E ogni volta che mettiamo il ragù, sicuramente il formaggio grattugiato ci vuole, è un assioma. Iniziamo con lo strato di melanzane e poi il nostro caro ragù. Alla bolognese abbiamo detto, e quindi come assioma dice, il formaggio grattugiato. Altro strato di Mulignana, del resto è la base di questo piatto, la melanzana. Quindi ragù a sistemare. Ovviamente il formaggio grattugiato, e mi pare logico, no? Mulignana ancora! E prima o poi finiranno. E quindi il ragù. Formaggio. Ultimo strato di melanzane. E quindi a ricoprire con ragù. L'abbiamo esaurito. Quindi formaggio grattugiato. E ora sistemiamo le patate. Come vedete, le patate hanno iniziato la ricetta e la terminano pure. Mattonelle di patate. Ah, così. E poi tutta la besciamella che era rimasta
deve essere sistemata nella parte superiore. A così, oi. Tanto bello. Distribuitela, la besciamella ovviamente. Ecco, una bella sistemazione. E poi chiudete col formaggio grattugiato. Piatto ricco, mici ficco, vaiù. Eccolo qua. Un bambinello. Dobbiamo soltanto infornarlo. Forno preriscaldato a 175 gradi. Inforniamo. Selettore sopra sotto. Per quanto tempo? Almeno 45 minuti. E dopo 45 minuti il canno, una bellissima gratinatura. Siamo pronti a porzionare. Ecco la mia razione, oh anima. Non mi sentite in colpa. Pare che una buona razione di moussaka al massimo arriva a 400 kcal. Beh, 100 grammi di spaghetti sono 360 kcal. Quindi ogni 20 anni si può fare. Eccoci qua. Sto a Padova in trasferta a casa di mio nipote. E chi non mangia la moussaka in compagnia o è un ladro o è una spia. E assaggiamo. Mondiale, superlativa, facitela e mangiata bene. Madonna mia, viva la Grecia! Sublime. Thank you.